Ragazzi, scusate, ma stamattina mi sono svegliato così, mi sono svegliato così. Proprio mi sono trasformato in un animale perché? Perché, a parte a t-shirt, maglietta, ma a faccia da coniglio. Perché a Juventus andrà a Parigi, al Parco dei Principi, da coniglio. Perché, ovviamente, abbiamo paura, dobbiamo avere paura, dobbiamo avere paura. Paura nel senso che la Juventus, come ho già detto nel video di ieri, la Juventus ormai non ha più alibi. Questo allenatore non ha più alibi. E io mi trasformo in questa veste da coniglio, perché la Juventus ormai ha paura ormai di se stessa. E con questo allenatore, che schifo che fa, che schifo che faccio. Boh. Ragazzi, scusate questo video strano, però è un po' un video divertente, tanto perché. Tanto vi auguro buona domenica e così. Ah sì, ma cosa andiamo a fare? Ma cosa andiamo a fare al Parco dei Principi? Dove andiamo a fare? Ma andiamo a fare le damigelle d'onore? Andiamo a fare le damigelle d'onore. Quanto vinciamo, ragazzi? Quanto vinciamo? Un cazzo. Quanto vinciamo? Perdiamo. Perdiamo 3, 4, 5 a 0. Ragazzi, siamo alla vergogna. Siamo alla vergogna, ragazzi. Non riusciamo più ad esprimere niente, niente, zero, niente, niente. Io veramente sono disgustato da questo allenatore che non capisce un cacchio, proprio niente, proprio zero, zero, zero. Non conviene più a vedere uno scempio del genere, perché ragazzi non è possibile, non è possibile che Allegri ha avuto un anno per preparare cosa, per inventarti cosa, ti sei inventato tutto, sei venuto qua alla Juventus per prendere 9 milioni all'anno, ma alla fine non combini un cazzo. Non combini niente, non esprimi niente e te vai ai microfoni a preoccuparti che noi dobbiamo stare attenti al Benfica. Noi come obiettivo primario abbiamo il Benfica. No, perché siamo la Juventus, non è perché ci chiamiamo Juventus, abbiamo l'obbligo a vincere. Allora, questa frase. Ce l'ho in mente, ma in maniera proprio ossessiva, pulbussiva e nevrotica. Perché Allegri ci stai sulle palle in una maniera impressionante. C'è la vergogna del calcio, c'è la vergogna della Juventus a vestire i panni di un allenatore. Che non sei un allenatore, sei lì come una figura, da 9 milioni all'anno. Ragazzi, non è possibile, non è possibile. Scusate la t-shirt qua, non lo so perché mi ha fatto il coniglio con la tuta rosa, ma non importa. Ragazzi, ragazzi, non riesco più a che fare questa Juve. Ecco, con il Paris Saint-Germain, ragazzi. Col PSG cosa facciamo? 3-4, 3-4-5-0, ragazzi. Se tutto va bene un 4-1, ma almeno un gol non lo facciamo. Non lo faremo un gol. Non lo faremo. Perché siamo lenti, non sappiamo neanche cosa fare in campo. Non riusciamo a fare niente in campo. Ah, se non è. No.
Non riusciamo a trovare un senso a questa Juve qua, non riusciamo a dare un senso, ma perché la critichiamo? La critichiamo perché va bene così, perché bisogna per il bene, ma non è perché siamo contenti perché la critichiamo, perché questo Allegri. Non siamo allegri, siamo incazzati come una bestia. Non riusciamo più a vederlo, ragazzi. Non riusciamo più a vederlo. Io, ragazzi, siamo incazzati, ragazzi. Io non ho più parole. Non ho più parole. Ma ragazzi, non lo so dove andremo a finire. Non lo so dove andremo a finire. Siamo veramente al culmine della sopportazione, a parte che queste parole qua le ho riportate sull'altro video, ma siamo veramente schifati, scoglionati. La parola giusta, siamo scoglionati. Da questa Juve che non esiste più. Non c'è il DNA, non c'è più la tifoseria, non ci sono più i cori. Non ci sono più i cori da tifare questa Juve qua. Sono i fischi, ma non sono per i giocatori. Sono per te, allenatore di merda. Basta. Io veramente sono schifato. Sono schifato a questa Juve qua. Basta, 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 basta. Ragazzi, se condividete il pensiero, ma penso di dire le cose come giusto che vanno dette, iscrivetevi al canale, condividete, mettete mi piace e grazie per l'iscrizione al canale, perché stiamo aumentando e a me fa tanto piacere che almeno quello, la soddisfazione di avere un pubblico virtuale che mi sostiene e che bisogna dirle certe cose. Bisogna essere obiettivi da dire che questa Juventus fa cagare. Fa cagare perché non è possibile. Non è possibile. Allegri, è meglio che vai fuori dai coglioni, perché è meglio che vai fuori dai coglioni perché non ce la facciamo più. Ragazzi, scusate questo sfogo, che ragazzi, da d'ora in avanti sarà uno sfogo completo. E scusate se sono una femmina o un maschio, non so, ma penso che sia un coniglio femmina. Vabbè, comunque, un video divertente, un video simpatico, un video diverso. Va bene? A posto, a posto. E se vi piace questa rubrica, bene, la porterò avanti. Ma con lo sfogo, però, con lo sfogo. Va bene? Ciao ragazzi!